Io vorrei tornare a Dimitri, anzi più che a Dimitri vorrei parlare della tua videopoesia Poemotus 1915 e vorrei che tu ti avvicendassi qui con Marco Di Gennaro, che è il regista del primo esperimento di videopoesia dedicato al terremoto del 1915. Marco cosa ha fatto? Marco Di Gennaro ha messo in video la poesia che Dimitri ha scritto sul terremoto del 1915. Se non sbaglio ci dovrebbe essere anche un video, però ti lascio comunque la parola per dire qualcosa su questa esperienza. Allora, buonasera a tutti, io sono, come mi ha già presentato, sono Marco Di Gennaro e ho preso spunto dalle parole di Dimitri per realizzare una videopoesia molto breve, perché si tratta fondamentalmente di qualcosa che dura circa un minuto, sia perché volevo stare al passo con i tempi veloci che ci sono oggi, e sia perché è qualche cosa che oggi come oggi ogni tanto ritorna nella nostra memoria dal punto di vista di un ricordo fugace, quindi un minuto penso che possa essere più che adatto per ricordare. L'idea di fondo di questo video fondamentalmente si basa su una pratica giapponese, il kintsugi, come non so se avete avuto modo di leggere la nota di regia. Comunque questa pratica consiste nel riparare il vasellame con delle resine dorate, in modo che il danno prodotto al materiale, al vasellame, a vasi preziosi, alla fine acquisti valore come cicatrice, come oggetto, perché fondamentalmente quello che c'è stato qui è stato un ictus per la nostra società, un ictus che ha cancellato, come quando capita a molte persone, alcune delle facoltà, in questo caso ha cancellato la nostra memoria e ha cancellato anche gran parte della nostra etnia, perché abbiamo alla fine è rimasta qui in zona, soprattutto in tutta la Marsica, soltanto un abitante su sei, e questo naturalmente ha prodotto dei danni soprattutto a livello di appartenenza al territorio, che attualmente ancora non sono stati sanati. Però fortunatamente quello che una caratteristica della gente delle nostre parti è una certa caparbietà, una certa capacità di riuscire comunque a trasformare scusate, un danno in qualche cosa su cui porre delle nuove radici, su qualche cosa su cui poi crescere. E poi avrete modo di vedere come per esempio queste cicatrici che attualmente sono esclusivamente all'interno della società, perché stiamo parlando di un evento che ha appena compiuto il secolo, anche se lo spettro di questo terremoto, un po' perché la terra continua a ballare, un po' perché è stato talmente forte che ce lo ricordano continuamente tutti quanti i nostri sopravvissuti del posto, vi dicevo, questo evento alla fine è continua ad aleggiare, e la scena finale della videopoesia che vedete fra un po' è proprio questo voler finalmente liberarsi di tutto quanto questo disastro, di questa catastrofe, per cominciare ad andare avanti, per riprendere un po' il messaggio di speranza che comunque la società è riuscita in qualche modo a progredire, è riuscita in qualche modo a trasformare in una forza quello che in realtà era una ferita molto profonda. Grazie Marco, grazie mille. È pronto? Quanto dura? Se siamo pronti lo possiamo anche proiettare, dura pochissimo, però vale la pena davvero di vederlo. Dopo magari alla fine. Vai. Ho visto i miei morti trasformarsi come i poeti. Li ho visti cozzare il capo come falene sui vetri notturni di queste case, credendo prima o poi di infrangerli. Ho visto le loro ferite chiudersi nelle cicatrici del tempo. Li ho visti tormentarsi
fino a quando non si sono insinuati in uno sventurato corpo per rinascere, immediatamente dopo nelle loro effimere parole. Li ho visti cozzare. Ho visto le macerie di 30.000 nomi azzittire per sempre le bocche tremanti per la fame. Il freddo e la durezza del vivere in questi luoghi. Li ho visti tormentarsi.